Continuiamo ad occuparci di Roma in merito ad altri disagi, ad altre vergogne, possiamo tranquillamente chiamarle così, per le quali facciamo una grande fatica a poterne prendere abitudine. Sono quelle appunto della sanità. Questa mattina sul Fatto Quotidiano firma un articolo: dannati in corsia, a Roma tutti gli ospedali sono in sofferenza, al Casilino 6 giorni in barella per un ricovero. Il titolo è: malato di cancro da 6 giorni in barella. Lo firma Silvia Donghia unitamente a Davide Perluigi, ma con noi abbiamo Silvia Donghia. Silvia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno anche ai nostri ascoltatori. Allora, raccontaceli un po' questi gironi dannati della sanità, dei pronto soccorso, di questi ospedali. Ne parliamo tutti i giorni, ma voi del Fatto Quotidiano ci state lavorando in profondità. Credo che tu abbia fatto appunto negli ultime 24-48 ore esercizio proprio di analisi approfondita, no? Ma sì, Marcello, perché ci rendiamo conto che al di là di quelli che possono essere i grandi temi di cui si discute nel paese, dai redditi dei ministri agli acquisti per gli F-35, poi alla fine quello che conta e quello che interessa realmente alla gente è quello che la gente vive ogni giorno sulla propria pelle. E abbiamo già 2 settimane fa denunciato lo scandalo del San Camillo, dove i pazienti venivano curati a terra perché non c'era addirittura neanche il posto in barella per poterli curare. E da lì abbiamo cominciato a fare un giro attraverso gli ospedali, ovviamente tutto il resto della stampa ci è venuta dietro. Certo. È chiaro che questa non è una situazione scoppiata 2 settimane fa, questa è una situazione che si protrae da anni, a cui nessuno vuole far fronte, perché c'è, evidentemente non c'è la volontà politica di risolvere questi problemi. È chiaro che nel momento in cui scoppia il caso mediatico, allora tutti cercano di correre ai ripari. Ieri la presidente del Lazio Polverini ha incontrato i dirigenti sanitari degli ospedali romani, sono stati sospesi i 2 dirigenti del pronto soccorso dell'Umberto I di Roma dopo il blitz dei senatori Marino e Gramazio dell'altro giorno. Insomma, si cerca un po' di correre ai ripari, l'impressione che ci siamo fatti è che però nessuno voglia risolvere il problema realmente, e quindi abbiamo deciso di fare questo giro negli ospedali romani, cercando ovviamente un po' di camuffarci, perché certo, è chiaro che adesso con i giornalisti un po' ce l'hanno a morte. Certo. Ieri abbiamo visitato insieme al collega Perluigi il Policlinico Casilino, che è un policlinico di frontiera, nel senso che è in un quartiere periferico di Roma e quindi ha numerosissimi accessi sia di persone italiane che di persone immigrate. Abbiamo trovato realmente l'inferno, cioè io credo addirittura forse una situazione peggiore di quella del Policlinico Umberto I. Lo abbiamo raccontato, noi abbiamo trovato il caso più eclatante. Io ho chiacchierato a lungo con una signora, moglie di quest'uomo, 54 anni, un malato oncologico, quindi un malato di tumore, diabetico, che la settimana scorsa si è beccato, poverino, anche una polmonite. Mm. Ebbene, la signora ha chiamato l'ambulanza nella notte tra mercoledì e giovedì, ambulanza arrivata in perfetto orario, arrivo al pronto soccorso Casilino per appunto il ricovero, perché ovviamente una persona così va ricoverata. Ebbene, ieri, che era martedì, quest'uomo era ancora in barella al pronto soccorso, quindi non si è trovato in quasi 6 giorni un posto letto in tutto l'ospedale. Credo che sia una cosa che va al di là di tutto. E a questo punto abbiamo appunto cercato di raccontare questa situazione. Ieri mattina avevano proposto alla moglie un trasferimento al San Raffaele, che per una persona, immaginate, che vive a Centocelle o a Tor Tre Teste, arrivare al San Raffaele diventa veramente un viaggio. Certo. A quel punto, oltre al danno, si unisce la beffa. La signora mi raccontava, mi diceva: sa, io qui ho fatto questo, mio marito qui lo conoscono, ha una storia clinica, fa la chemioterapia, sanno che tipo di paziente è, ma come faccio io a ricominciare da capo? E lì come darle torto? Perché è vero che le avevano trovato un posto letto alla fine, ma dopo 6 giorni e in un ospedale dall'altra parte della città, certo, come si fa? Certo, certo. Oppure abbiamo raccontato la storia di una ragazza intorno ai 30 anni che andava e veniva dal pronto soccorso da qualche giorno con minacce di aborto, una ragazza al 6° mese di gravidanza. Ieri mattina ha avuto un'emorragia ed era in pronto soccorso dalle 7 del mattino, non avevano trovato per lei neanche una barella, per cui era seduta su una sedia, sì. Perdeva sangue perché aveva un'emorragia Mamma in corso mia. E addirittura si trascinava, poverina, da sola verso il bagno,
tra l'altro con, puoi immaginare, insomma, anche un senso di vergogna, certo, di certo, mancanza certo. di dignità, insomma, uno si sente veramente peggio di una bestia lì dentro, ecco, credo che in alcune situazioni gli animali vengano trattati molto meglio. Io immagino che, ascoltatori, siate nella mia condizione, quella vale a dire di sentirmi raccontare da Silvia D'Onghia un girone dantesco, un girone infernale, perché veramente qui si viene meno proprio a, non lo so, anche Silvia parlava della dignità, no? Di un malato, di una giovane donna che ha bisogno di una intimità in un momento del genere, ma qui veniamo meno proprio ai diritti umani. Io credo che si venga meno ai diritti umani, o no, Silvia? Sì, sì, Marcello, è assolutamente questo. E tra l'altro, guarda, la cosa che mi ha fatto impressione ieri è che la gente è sconsolata, cioè è rassegnata. Parli con le persone e ti dicono: ah, ma io sono qui da 4 ore ad aspettare una lastra. E che dobbiamo fare? Cioè, nessuno ha più neanche la voglia di reagire, di protestare, cioè, di fronte a una cosa del genere bisognerebbe far saltare tutto. Tutto. C'è da dire, a difesa in qualche modo del personale, che il personale fa quello che può, certo, nel certo. senso che medici e infermieri, è chiaro che poi dipende anche molto dalle persone, ci sono quelli più gentili, quelli meno gentili, ma nella stragrande maggioranza abbiamo trovato persone molto disponibili, molto pazienti, sì. Che si cercano in tutti i modi di prendersi cura di queste persone e fanno quello che possono. Il problema è che non sono abbastanza e soprattutto che non funziona la macchina del trasferimento, nel senso che siccome per far fronte a questo debito sanitario spaventoso l'unica cosa che la politica è stata in grado di fare è stata quella di tagliare i posti letto, ebbene nel momento in cui tu tagli i posti letto aggravi un disagio, certo. E quindi le barelle rimangono parcheggiate lì, col danno tra l'altro ulteriore che le ambulanze non possono uscire perché le barelle rimangono all'interno, quindi sfornisci anche il territorio di ambulanze. Hai fatto riferimento alla non volontà politica di risolvere il problema, o quantomeno di intervenire per lenirlo. Allora, da che cosa dipende questa non volontà politica? Indubbiamente da una condizione economica che non consente migliorie nel merito, però non volontà politica mi fa pensare anche ad altro, Silvia, ma sì, ci può stare dell'altro? Ci può stare dell'altro, Marcello, ci può stare anche, soprattutto forse in una città come Roma che vede purtroppo... guarda, l'altro giorno ho intervistato Fabrizio Gatti, che è il collega dell'Espresso, che nel 2007 fece una bellissima inchiesta video all'interno del Policlinico Umberto I. Lui mi diceva una cosa che io condivido in pieno, e cioè la sanità nel Lazio e a Roma in particolare è una questione fra amici, una questione amichevole. Nel senso che pensiamo al numero delle cliniche private convenzionate, tra l'altro in mano a pochi imprenditori, che ci sono in questa città. Pensiamo al fatto che un ricco o comunque una persona benestante non va al pronto soccorso dell'ospedale Pertini, si va a visitare a pagamento dal primario in una struttura privata. Per cui la sanità diventa il luogo in cui le persone meno abbienti in qualche modo a cui fanno riferimento e in cui non trovano una risposta adeguata. La politica è colpevole perché non sa, perché sicuramente ci sono state cattive gestioni in passato, perché sicuramente la sanità italiana costa più di altre sanità estere. È vero che però nel momento in cui tu non guardi il problema, cerchi di risolvere il problema alla radice, ma ti limiti a tagliare dei posti letto, commetti un danno maggiore. Penso ad alcuni esperimenti che ci sono in alcune città dell'Emilia-Romagna, per esempio, dove gli ospedali funzionano. Ma perché funzionano? Perché sono stati creati dei presidi territoriali che fanno, come dire, da filtro tra il cittadino che ha un forte mal di testa e il pronto soccorso, perché quel cittadino prima di andare al pronto soccorso arriva nel presidio territoriale. Sì. Questo in qualche modo disingolfa il pronto soccorso, elimina il problema, perché al pronto soccorso ci va chi è realmente grave. E manca poi una cultura della sanità in questo paese, che significa che i cittadini sono i primi a non sapere a chi rivolgersi, ma questo manca perché la politica non è stata in grado di trasmettere questo messaggio. Certo, ma è una, per esempio, tu prima hai fatto riferimento ad una sanità privata. Io ti posso dire, io ho il dovere di dire che noi, per esempio, apparteniamo ad un gruppo di sanità privata che è in partneraggio con la sanità pubblica e che prescinde completamente da quello che è un criterio di profitto nel merito, vale a
dire, ci sono delle situazioni di sanità privata che sono in parallelo alla sanità pubblica e osservano proprio la missione dell'uomo, dell'accudire l'uomo, di essere in linea con quello che è il giuramento di Ippocrate, adesso per dirla in parole molto semplici. Però per quanto riguarda la politica, io sono pienamente d'accordo con te. La sanità è gestita perché poi diventa un mezzo di potere politico, perché poi diventa un mezzo di gestione di un'economia enorme, della quale in passato, non lo dico io ma lo dicono le cronache che abbiamo analizzate nel loro svolgersi, sono state motivo di malaffare. È inutile che andiamo a ricordare, no? Tutte le varie Lady Asle e quant'altro, e quindi hai perfettamente ragione te quando citi il Gatti, che per primo con l'Espresso raccontò una cosa del genere. Certo è che questa oramai però è una situazione che così, Silvia, non può più essere sopportata, no? Assolutamente, si rischia una rivolta popolare che sarebbe anche giusta per certi versi, perché comunque quando al cittadino togli un bene primario che è quello della salute, è giusto un diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione, non ce lo dimentichiamo, e a quel punto è chiaro che il cittadino si arrabbia e ha tutte le ragioni del mondo per farlo. Io sono un po' pessimista sul risolveremo il problema. Io credo che in questo paese i problemi vengano affrontati superficialmente ogni tanto, quando il caso esplode, dopodiché si mette tutto a tacere e si va avanti. Si va avanti, è un popolo questo che dimentica facilmente e i governanti dimenticano ancora più velocemente del popolo. Quindi non so dove arriveremo. Certo è che bisognerebbe che il governo stesso in questo momento, visto che abbiamo un governo di tecnici, in qualche modo si facesse carico di un problema che è sentito dalla popolazione. Anche perché io dico una cosa che dico sempre anche a proposito delle carceri. Al pronto soccorso, in qualche modo, purtroppo, chiunque di noi può finire. Certo, sì. Per mille motivi, per mille situazioni o anche solo per accudire un parente, ma è facile che ci si arrivi, almeno una volta nella vita. A quel punto è un problema che riguarda tutti, non soltanto i poveracci o come vengono chiamati. Al pronto soccorso ci si arriva. Ognuno di noi, penso che in ogni famiglia italiana ci sia almeno una storia da raccontare a proposito del pronto soccorso. Se non si mette mano a questo discorso, sarà sempre peggio. Un'ultima cosa, Marcello, hai ragione tu, non tutte le cliniche private sono uguali, non tutte le strutture private sono uguali, ci mancherebbe altro. È l'idea di fondo che non va bene, nel senso che, per carità, se una clinica ha come obiettivo l'uomo e la salute dell'uomo, ben venga e ben vengano le convenzioni. Bisognerebbe stare molto attenti però a chi si danno i soldi dei cittadini, perché poi sono soldi nostri. Certo. Ci sono strutture molto valide anche a Roma, tipo il Santa Lucia, che è una fondazione che si occupa di recupero neuro motorio, che rischia di chiudere un giorno sì e l'altro pure, perché la Regione Lazio ha un credito nei confronti del Santa Lucia che l'ultima volta che io ho affrontato il caso, cioè un paio di mesi fa, montava 90 milioni di euro, non pochi. Certamente, certamente, va bene, continueremo purtroppo, io credo, a doverne parlare. Intanto molti complimenti, Silvia, molti complimenti a voi del Fatto Quotidiano, li facciamo a te, Silvia Donghi. Abbiamo molte volte il piacere di parlare anche con Padellaro e con tanti altri tuoi colleghi di questo splendido quotidiano che per noi è anche uno strumento di lavoro importantissimo, e quindi attraverso te facciamo i complimenti a tutti i componenti il Fatto Quotidiano. Buon lavoro, Silvia. Grazie Marcello, grazie molto e buon lavoro anche a voi. Silvia Donghia, del Fatto Quotidiano. Radio Città, il programma della capitale.